Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini all'olio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito, olio, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero. Azioniamo il bimby per 3 minuti a 37 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina l'olio e per ultimo il sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Adesso lo tireremo fuori dal boccale. Lavoriamo un attimino per dare una forma a palla e lo trasferiamo in una ciotola che abbiamo precedentemente unto. Dopo aver posizionato l'impasto su una ciotola che avevamo precedentemente unto, la copriremo con pellicola trasparente e la faremo lievitare circa 2 ore o sino al raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso con l'impasto formeremo delle palline dal peso di 100 grammi circa l'uno. Andiamo un attimo a pesarle. Adesso con l'aiuto di un matterello stendiamo l'impasto. Una volta steso, prendiamo un'emulsione di olio e acqua, con un pennellino spennelliamo tutta la superficie. A questo punto prendiamo l'impasto e lo arrotoliamo su se stesso. Lo spennelliamo nuovamente e lo posizioniamo su una teglia rivestita da carta da forno. Continuiamo così per il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i panini, copriamoli con un canovaccio e lasciamoli lievitare per un'altra ora. Trascorso un'altra ora, abbiamo rispennellato i panini, adesso li inforneremo a forno preriscaldato a 200 gradi posizionando un pentolino con dell'acqua nella parte bassa del forno e li cuoceremo per 20-25 minuti. I panini all'olio sono cotti, trasferiamoli in un cestino. Panini all'olio.
Grazie e alla prossima ricetta!